prima domanda, se mi consentite, la vorrei fare io a Ilaria. Il ruolo di Napolitano in tutta la nostra vicenda, perché Groia ha cercato il confronto con Bersani, Bersani non ha aperto mai la porta e poi noi l'abbiamo chiusa, visto che non arriva. Groia è stato nel pubblico ministero nelle intercettazioni del Stato Mafia per quanto riguarda appunto la carta via Stato Mafia, e quindi ecco, Napolitano ha giocato un ruolo nell'oscuramento che stiamo pure vivendo in questi giorni. Secondo te c'è stata una volontà, ad escluderci? È una impressione o secondo te c'è qualcosa di, come parlare di poteri forti, insomma? Che... Ma guarda, se la volontà di escluderci, cioè noi facciamo veramente paura, cioè, sì, Groia fa veramente paura, sì. C'è cioè, volontà di escluderci, di tenerci fuori proprio per il ruolo che noi rappresentiamo, perché noi rappresentiamo il cambiamento, rappresentiamo anche in qualche modo la rottura degli equilibri, perché alla fine tutti i vari partiti, e ti ripeto, io non sono una politica, poi a volte mi trovo a parlare male dei politici avendo il politico a fianco magari del mio movimento, però diciamo il discorso qual è? Che i danni che sono stati fatti con la buona pace di tutti, erano tutti d'accordo nel prendere le varie decisioni, tutti ci hanno portato in questa situazione, tutti coloro che oggi hanno le soluzioni in tasca. E noi facciamo paura perché rappresentiamo il cambiamento, rappresentiamo veramente il punto. E io credo che questa cosa non è da sottovalutare, nel senso che quando noi andremo lì dentro, noi saremo quelli che rompono le scatole per riportare alla politica il suo antico senso. Questo non esiste più, il senso della politica lì dentro si è dimenticato. E noi perché non abbiamo lo stesso appiglio elettorale di Grillo? Allora io tanto secondo me non ci dobbiamo concentrare su Grillo, ma a pensare a noi stessi. Grillo ha una grossa, enorme forza nel urlare nelle piazze e rappresentare quella che è la rabbia di ciascuno di noi, anche la mia rabbia. Noi condividiamo tante idee con i grillini, condividiamo alcuni progetti e secondo me lì dentro alcune cose le porteremo avanti insieme. La differenza tra noi e Grillo è quella che noi, oltre ad urlare la rabbia, oltre a manifestare la rabbia, riusciamo anche a fare delle proposte concrete. Brava. Questa è la differenza. Intanto spero che come amministratore di condominio tu abbia sospeso il pagamento delle bollette del condominio. Ci sono le mie ragazze che continuano a scuola. Vabbè, campagna elettorale sospendina. Ci sono domande? Allora, la mia era una domanda un po' cattivella, nel senso, in questa campagna elettorale qualcuno ha alzato un po' i toni nei tuoi confronti, ti do del tu, devi, accusandoti di strumentalizzazione del caso, no? Come prima di tutto, come hai reagito a livello di vittima del caso a questa che potrebbe apparire una grande provocazione nei tuoi confronti? Mm-hmm. Ti rispondo. Intanto la persona in questione, Giovanardi, è una persona che utilizza i morti per catturare l'attenzione dei vivi, quindi direi che è lui il primo che strumentalizza. Intanto credo che chi vuol farsi campagna elettorale sulla morte di mio fratello è assolutamente lui. Per quanto riguarda me, sì, sinceramente strumentalizzo il mio dolore, strumentalizzo il sacrificio di mio fratello, strumentalizzo la nostra tragedia, strumentalizzo quella che è stata la mia esperienza di 3 anni e la strumentalizzo perché se 3 anni fa ignoravo determinate realtà, ora non posso più far finta di niente. E allora, come dire, io avrei, ovviamente darei la vita per non dover strumentalizzare un bel niente. Darei la vita per aver strumentalizzato me in quei giorni per interrompere il calvario di mio fratello, però così non è stato. E allora oggi utilizzo la mia esperienza per provare a cambiare quelle realtà che veramente non possono più aspettare, non si può aspettare un minuto di più. Girando in rete, navigando tra blog, e tutto,
molto. Una sera qualcuno ti ha invece, cioè se da una parte l'accusa di strumentalizzare il caso Cucchi, dall'altra parte in un altro blog in rete, penso di aver trovato nei tuoi confronti il complimento più bello che potesse arrivarti, che è quello di essere stata inserita sulla scia di mamme coraggiose come Carla Verbano. Io penso che questa possa essere l'apertura, la presenza di Rivoluzione Civile in Parlamento, anche la riapertura di casi che sono stati dimenticati, e oggi che non c'è più la signora Verbano, qualcuno possa portare la voce di Carla Verbano in Parlamento. La legge in questa modo, cioè io l'ho visto come uno dei più grandi complimenti che potessero farti. Io credo questo, che negli ultimi tempi con il fatto che fortunatamente si è tornato a parlare di queste vicende che per un lungo periodo erano state tenute lontano dalla realtà, si è tornato fortemente e prepotentemente a parlare anche della necessità di introdurre il reato di tortura. E questo è significativo, fa capire quanto le esperienze di tutte noi, le esperienze mie, di Patrizia Moretti per esempio, di Verbano, le esperienze anche di tutti coloro che non hanno voce, ce ne sono tanti di casi, alcuni si conoscono, i nostri sono noti, ma ce ne sono tanti che nessuno saprà mai, e situazioni terribili, difficili da accettare, perché laddove si nega la possibilità di arrivare alla verità e di avere una giustizia è un'offesa enorme, perché vuol dire chiedere alle persone che hanno subito quel soccluso di far finta di niente, di voltarsi dall'altra parte come se nulla fosse accaduto, come se quelle vite non fossero state niente, ma noi sappiamo che è impossibile fare questo. Ogni vita è intorno a un'affettività, è intorno a tutta una realtà, un mondo, dei momenti vissuti che non si possono dimenticare. Però alla gente si chiede di far finta di niente, di prendere la vita e di andare avanti. E questo lo si chiede nel momento in cui non si concede il diritto ad arrivare nelle aule di giustizia. Io credo che l'esempio è figlie, perché non lo so perché, ma siamo quasi sempre donne, e debba servire a qualcosa, il sacrificio terribile dei nostri cari debba servire a qualcosa. Io ci credo molto in questo, perché umanamente abbiamo sempre il bisogno di dare un senso a quello che ci succede, dare un senso alle nostre personali tragedie, e il senso delle nostre tragedie può essere questo: è arrivato il momento di svolta, è arrivato il momento in cui prepotentemente si deve tornare e si deve pretendere che si parli di questi problemi, così quelle morti terribili non saranno state del tutto inutili. Bisogna cambiare principalmente un problema di cultura, bisogna che tutti tornino a pensare che quei figli, fratelli, padri potevano essere figli, fratelli, padri di ciascuno di noi. È difficile, ci vuole un grande sforzo, un grande coraggio per immedesimarsi in cose che a volte sono così tanto lontane dalla nostra realtà. Bisogna fare quel salto, bisogna pretendere che oggi nella nostra società avvenga quel cambiamento. Sono un po' emozionata, anche è uno degli incontri, cioè è uno, scusatemi, è una delle mie interviste a livello emotivo più vissute, più complesse. E in uno slogan, la campagna elettorale è slogan, in uno slogan l'appello al voto per Ilaria Cucchi e la lista in gloria. Allora, in campagna elettorale sentiamo dire di tutto e di più, sentiamo gente che ci ha portato nella condizione terribile in cui siamo prometterci cambiamenti enormi, soprattutto sentiamo ultimamente fortemente che tutti sono tornati a parlare dei diritti, dell'uguaglianza dei diritti, sentiamo esempi di gente che dice che dobbiamo pensare agli ultimi, gente che farà brividire per quello che è stato il suo comportamento fino a ieri.
e questo mi fa pensare che poi difficilmente le promesse fatte oggi verranno mantenute domani. Io posso darvi poche garanzie, ma una delle garanzie che posso darvi sul nostro movimento è quello che noi sicuramente terremo fede e porteremo avanti tutto ciò che oggi stiamo promettendo, ma per un motivo molto semplice, non perché siamo migliori degli altri, ma perché sono le nostre battaglie, le battaglie di una vita, e le porteremo avanti. E non si illudano i vari giovanardi che io per esempio vado in Parlamento per prendermi una poltrona, io vado in Parlamento per lavorare, per darmi da fare, per cominciare ad abrogare leggi criminali come la sua.